Buongiorno, bentrovati. Oggi iniziamo a parlare di induzione elettromagnetica. Da dove partiamo? Partiamo dalle correnti elettriche indotte e dal concetto del flusso del campo magnetico. Allora, nelle scorse volte avevamo visto l'esperienza di Oersted che riguardava gli effetti magnetici prodotti da delle correnti elettriche che attraversano un filo e quelle di Ampère, okay, relativa all'interazione tra due fili percorsi quindi da delle correnti. Cosa ci avevano fatto capire? Ci avevano fatto capire che una corrente continua produce un campo magnetico. Allora, gli scienziati così si sono chiesti, ma se una corrente continua produce un campo magnetico? Ma un campo magnetico può produrre una corrente all'interno di un circuito? Ecco, Faraday iniziò a studiare e a porsi questa domanda. Quindi iniziò a fare degli esperimenti. Andiamo a vedere tre esperimenti che confermarono quella che era la sua intuizione. Primo esperimento, prendiamo due bobine, una avvolta attorno ad un anello di materiale ferromagnetico. L'esperimento funzionerebbe anche senza anello. L'anello cosa permette di fare? Permette di aumentare l'effetto della corrente, quindi riuscire a rilevarla in maniera più semplice. La bobina 1 attaccata a un generatore di corrente e questo lo chiamiamo circuito primario. La bobina numero 2 collegata a un amperometro, quindi mi deve valutare se c'è della corrente indotta. E non è legato a nessuna alimentazione, lo andiamo a chiamare circuito secondario. Cosa succede? Che quando io apro l'interruttore e chiudo l'interruttore, scusate, quindi permetto il passaggio di corrente nel circuito primario, quando la corrente nel circuito è costante, nel circuito secondario non viene registrata nessuna corrente. Quando vado quindi a togliere la corrente, chiudere l'interruttore, si osserva nella seconda bobina un brevissimo passaggio di corrente, una piccola variazione che subito si annulla. Però se vado a rifare lo stesso procedimento, vedo sempre che c'è questa piccola variazione. In poche parole, cosa succede? Che quando io vario l'intensità di corrente che c'è nella prima bobina, nella seconda ho un piccolo passaggio di corrente, mi si crea una corrente indotta. Cosa intuì Faraday? Riuscì a intuire che una modificazione delle linee di forza del campo magnetico, okay, che viene prodotto da questa corrente, danno origine a una corrente indotta in quest'altro circuito. In poche parole lo possiamo schematizzare in questa maniera. Quindi l'intensità di corrente elettrica cambia nel tempo, di conseguenza cambia il campo magnetico che questa corrente mi generava. Quindi cambiano le linee di forza del campo magnetico. Cambiare le linee di forza del campo magnetico mi crea una corrente indotta nel circuito, attraversato da queste linee di forza, ovviamente. Posso fare un esperimento simile. Anche in questo caso, cosa cambia? Qui abbiamo un magnete che si avvicina o si allontana con moto rettilineo uniforme a una bobina. Cosa accade? Accade che anche qui troveremo una variazione, in che maniera? Leggermente diversa, perché l'impostazione è leggermente diversa. Abbiamo una calamita. Okay? È messa vicino a un amperometro che quindi andrà a vedere lo stesso se c'è una variazione. Quando io tengo ferma la mia calamita, ovviamente non succede nulla, non c'è nessuna corrente rilevata all'interno del circuito. Quando io invece la vado a muovere, viene rilevata la presenza di corrente elettrica. Quindi quando la muovo verso il basso oppure quando la muovo verso l'alto, questa calamita, vedo che c'è anche un'inversione di questa corrente, del verso in cui gira questa corrente. Quindi, cosa succede? Qual è quello che ne ricaviamo? Che spostando la calamita,
varia il numero di linee di forza del campo magnetico che attraversano la bobina e quindi andiamo a ritrovare di nuovo la variazione di corrente. Perché? Perché variano il numero, la quantità di linee di forza. Possiamo trovare la stessa cosa anche provando a fare un esperimento di questo tipo. Un esperimento dove abbiamo un campo magnetico uniforme, ok? Beh, un campo magnetico quindi B. E abbiamo al suo interno una spira che ruota, okay? Abbiamo già visto la spira che ruota all'interno del campo magnetico. Allora, cosa andiamo a trovare? Andiamo a trovare che riusciamo a trovare questo passaggio di corrente perché? Perché anche se è la superficie che mi va a ruotare, variano le linee di forza che attraversano la superficie, che ovviamente in certe posizioni possono essere maggiori. Quindi, per ricapitolare, lo trovate riassunto molto bene qui di fianco, possiamo dire che cosa? Che il cambiamento del numero di linee di forza del campo magnetico che attraversano una superficie, che ricordiamo sono il cambiamento di queste linee di forza che mi genera la corrente. Quindi, come possono cambiare queste linee di forza? In tre modi: o che sono quelli degli esperimenti che abbiamo appena visto, o attraverso una variazione nel tempo della corrente elettrica che attraversa un altro conduttore, che è il primo esperimento con le due bobine e il ferromagnetico, materiale ferromagnetico, oppure con una variazione della posizione reciproca, okay, tra il nostro conduttore e la sorgente del campo magnetico, che in questo caso era la calamita, oppure nell'ultimo caso con una variazione della superficie racchiusa dal conduttore, perché io ho una rotazione, quindi varia la superficie attraversata dalle linee di forza del campo. È ovvio che quando è perpendicolare è massima, quando è inclinata la superficie attraversata è ovviamente minore. Tutte queste esperienze le possiamo quindi racchiudere in questa considerazione finale: è la variazione del numero di linee di forza del campo magnetico che attraversa una superficie chiusa da un conduttore che genera in esso una corrente elettrica indotta. Questa è un'introduzione a quello che vedremo la prossima volta, che è il flusso del campo magnetico e poi la sua resa quantitativa, okay, fatta da Faraday e fare dei nomi.